quasi 18 mesi dalle elezioni comunali che diranno chi avrà l'onore e l'onere di amministrarla, Roma è già campo di battaglia. Nessun candidato ufficiale, a scontrarsi sono i vari leader, tutti d'accordo nel giudicare insufficiente il lavoro della giunta M5S. Per Calenda va commissariata. Secondo Veltroni deve ritrovare un'anima. Salvini invece dice che deve cambiare sindaco perché Raggi non è capace di governare, con il M5S che risponde colpo su colpo. A quasi 18 mesi dalle elezioni comunali che diranno chi avrà l'onore e l'onere di amministrarla, Roma è già campo di battaglia. E a scontrarsi, finora, nessun candidato. Così, mentre Raggi e la sua maggioranza esaminano il DDL sui poteri speciali per la capitale che il M5S proporrà al governo, gli avversari picchiano duro. Matteo Salvini non si candiderà, ma gira da tempo in un vero e proprio tour elettorale nei quartieri della capitale dicendo che il sindaco non è capace di governare la città. Un nome che circola in quota Lega per il Campidoglio è quello dell'ex ministra Giulia Bongiorno. Ma la candidatura leghista dovrà armonizzarsi con la proposta di Fratelli d'Italia che potrebbe schierare Fabio Rampelli dopo il no di Giorgia Meloni alle comunali. Per il M5S e i leader di Lega e FDI sono, sì, favoriti nei sondaggi, ma si defilano visto che amministrare Roma è cosa da persone serie, come dice il consigliere grillino Marco Terranova. Perché, in assenza di candidati reali, gli avversari nella polemica restano i bighe, sono Giorgia, sono deputata della Repubblica, sono una consigliera comunale mai vista in aula, colleziono poltrone, il tweet del capogruppo grillino Giuliano Pacetti che allega pure hashtag cancelletto io sono Giorgia Cacallenge per lanciare il tormentone. E il PD. Secondo Walter Veltroni, che della capitale è stato sindaco, a Roma devono nascere idee e contenuti che facciano capire che c'è un'alternativa possibile ad una città nella quale si è perso il senso, l'anima spiega? Per governare la prima cosa che bisogna avere è un'idea generale, e un'idea di anima da dare alla città, se non c'è quella, né da parte di chi governa che dell'opposizione. Non si va da nessuna parte. Tra i dem tiene banco la scelta del candidato per lo scranno del collegio centro storico che Paolo Gentiloni, in partenza per l'Europa, lascerà alla Camera, più Gianni Cuperlo del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Mentre dal centro-sinistra è Carlo Calenda che, nonostante la conferma di non volersi candidare a sindaco, non risparmia critiche a Raggi, definita su Radio Radio la persona più impreparata che ho incontrato in politica. E ancora, non è all'origine dei mali di Roma, ma li ha peggiorati, è lampante, per cui mi rifiuto di darle soldi e poteri. Meglio un commissario straordinario condiviso da tutti.